fa senso. Aspetta, fammi questa che... Allora, ragazzi, innanzitutto, ciao. Poi vi chiedo scusa se in questo video veramente io sarò di una bellezza proprio assurda, perché praticamente la Canon di questa ragazza non so che cosa c'ha, cioè ce l'hai con me, tu ce l'hai con me. Stai spaventando le mie scritte. Vabbè, comunque, a parte questo, quest'oggi andiamo a fare una passeggiata. Le persone che passano, che ci vedono, a noi facciamo le disinvolte, facciamo come le persone che lavorano in TV, sa, le persone importanti. Brava. Allora, continuo comunque a, diciamo così, a illustrare quello che andremo a fare tra un po'. Allora, faremo una passeggiata a D-Bag, che praticamente è un negozio di cosmesi generale. Poi, se riusciamo, perché sono già le 8:05, visto il mio ritardo, che veramente non hanno... Ciao! Io non lo so. Praticamente al negozio dei cinesi, visto che Valentina è un assiduo di questi prodotti. Dopodiché andremo al parco, sperando che il tempo permetta, nel senso, non il tempo atmosferico, ma proprio il tempo reale, il tempo, la tempistica della giornata. Ma? Ma è proprio italiano corretto. Scusa, 107, ma 171. Il problema è che noi non siamo di qui. No, non siamo praticamente. No, no, grazie. Non si preoccupa. Vabbè. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora siamo... Ma è mo per vizio del primo. Sì. Bene, sì, siamo usciti dalla natura, sì, facciamo una città occulta, perché io devo iniziare la dieta Dukan. Sì, siccome sta... è enorme, una balina. No, Dukan, che poi c'è una ragazza che mi prende in giro perché dice qua Dukan significa del cane. Vabbè. Di Bangriò, sì. Duca. E quindi praticamente che cosa abbiamo preso? Il lustro, oh, in vediamo. Ecco qui. Allora, la crusca sarebbe il cibo per uccellini. Beh, cibo per pappagalli. Poi ricordo un video praticamente di Donatella, che salutiamo. Ciao Donatella, ciao. E praticamente che parlava di queste tisane qui Valverde, e quindi l'ho presa. Video che praticamente adesso non c'è più, non so perché, qualche guaio le avranno fatto passare, non so. E poi l'amatissimo, proprio buonissimo, sotto consiglio di un'altra blogger qui su YouTube, oggi non riesco a parlare, Scirocco, il topo, eccolo qui. Ma buonissimo, per raga, mangiati di 3,24€, cioè neanche l'oro costa così. Buonissimo. Non so se riuscirò a mangiarlo. Che cos'è? L'allarme, si sta scoppiando la telecamera. No, non è a me. È la signora che ha trovato evidentemente il 117. E quindi dicevo, adesso vedremo se lo mangeremo dopo 20 euro. Poi ci farei sapere come ci si è trovata. Sì, come soprattutto come l'hai cucinato. Come no? Allora ragazze, ora stiamo andando a D-Bag. Siamo e andati al Parco del Giugno. Parco del Giugno, è andata a prendere la mozzarella 2 ore prima praticamente. Con questo caldo qui a Bari non so come tornerà a casa. Splendida, infatti stasera sarà quella la mia cena. Però ragazze, nella dieta Duca non c'è il latticino, ma io stasera mangerò i latticini. Oh, cioè ho mangiato praticamente 3 fette di bresaola, ragazzi, me lo concedete? Invece nella dieta del gatto? Del gatto non lo so. Vabbè, quindi stiamo andando a D-Bag. Vi facciamo strada, nel frattempo ci troviamo praticamente vicino al Denittis, che altro non è che liceo artistico statale a Bari. E quindi continuiamo, Daniela. Niente. Dopo la sfiga, vediamo che, cosa possiamo dire. Che nel tuo video si vede, ma nel mio no. Che cosa c'è successo? Ripeto, cioè, ripeto, siamo andati al bar e lei ha ordinato un caffè al ginseng. Buonissimo. Ottimo, Daniela, com'è? Ottimo. Buono. Te lo consiglio proprio. Vabbè. Il ragazzo stava facendo pure il filone, diciamo. Ecco. Stava facendo un po' lo scemo. E che è successo? È successo che io ho ordinato un bicchiere di tè. Normalissimo, che doveva essere normale.
sì. E invece praticamente ci siamo ritrovati un bicchiere sporco con un'impronta di rossetto che non sappiamo la marca, ma era un rossetto. Quindi ora ci troviamo appunto in via questa via Isonzio, no? Non dire parolacce. Via Isonzio. Isonzio. Che via è? Vediamo. Aspetta. Cerca di non inquadrare la mia persona, grazie. No. Ci troviamo tra l'angolo di via Scappa Scappa. Emilio, Emporio, madonna. La dislessia qui di là. Assai, la dislessia. Sono per pubblicità natural, sì. Tu ti sei messa proprio vicino alla natura. Comunque è un bellissimo sfondo. E magari fosse questo lo sfondo invece delle mie mattonelle. Comunque. No, dai, le amiamo le mattonelle di Daniela. Le amiamo. Chi rimuove le mattonelle? Non si può avere tutto dalla vita. Mi è stato detto anche che quelle impronte di bacio fanno senso. Vabbè. Mi fanno senso queste labbra, insomma.